Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come costruire un drone FPV Racing di fascia alta. Se questo è il vostro primo drone e non sapete bene quali strumenti vi servono, ho già realizzato un tutorial su tutta l'attrezzatura necessaria, vi lascio il link in descrizione. Prima di iniziare diamo uno sguardo veloce alla componentistica che userò per questo progetto. Per quanto riguarda il telaio ho scelto un Farins Frame Torretta, frame molto robusto e fatto con carbonio ad alta resistenza. Per i motori ho scelto dei Flywoon IN 2207 da 1750 kW, quindi questa sarà una build a 6S. Questi motori sono molto potenti, perfetti per un drone racing ad alte prestazioni. Per quanto riguarda gli ESC userò dei Tech F3 Metal da 65A, il modello che vedete è la prima versione, di recente è in uscita la nuova che va a migliorare ulteriormente quella che sto usando io. La seconda versione mantiene invariato il pinout, quindi sia che usate questi o i V2 i collegamenti sono sempre uguali. Come flight controller ho scelto una Furious FPV RaceBit OSD. La videocamera FPV sarà una Runcam Racer 3, come suggerisce il nome infatti è perfetta per un drone racing. Come VTX userò una Tramp Nano che è molto piccola e quindi perfetta per questo progetto. Ci abbinerò una TBS Triumph Pro che risulta ideale per un drone racing. Il comparto radio sarà affidato al sistema Crossfire, quindi su questo modello userò una TBS Nano RX. Per quanto riguarda gli accessori extra, mi serviranno delle viti da 35mm, dei distanziatori, una piastra 30x30 e dei dadi in nylon. Ci servirà anche un battery strap di ottima qualità come questo della Farins Frame. Per finire un connettore XT60 con cavo, io ho preso questo già preassemblato da 10 cm. Questa era la lista delle componenti, in descrizione vi lascio tutti i link per l'acquisto e le relative recensioni. Potete consultarle per avere maggiori informazioni su come montare e configurare tutte le componenti che vedrete in questo video. Iniziamo la nostra build assemblando il frame, per il momento teniamo separata la base dalla parte superiore. Partiamo subito sistemando le 4 viti da 35mm, il foro da usare è questo. A questo punto mettiamo i distanziatori, in commercio ce ne sono di vari tipi e misure, l'importante è far staccare gli ESC dal frame all'incirca di 4 mm. Posiziono gli ESC e metto i 4 dadi in nylon per non far sfilare le viti. Ora che gli ESC sono in posizione, prestagno tutti i pad della scheda. Per evitare di surriscaldarle eccessivamente, saldo la prima fila, faccio una pausa, saldo la seconda fila, faccio un'altra pausa e per finire prestagno i pad dell'XT60. A questo punto possiamo fissare 4 motori sul frame. Dopo aver montato i motori, blocchiamo i cavi al telaio. Per farlo ci sono molti metodi, io ultimamente mi sto trovando molto bene con questo nastro telato, vi lascio il link in descrizione.
Adesso è venuto il momento di tagliare i cavi motore, questa è in assoluto la parte più delicata di tutta la build. Anche per saldare i cavi motore ci sono tante tecniche diverse, possiamo scegliere di farli passare all'esterno, oppure possiamo farli passare all'interno. Su questa build userò una tecnica mista, il primo cavo lo faccio passare esternamente, mentre gli altri due li faccio passare internamente. Dopo aver tagliato e prestagnato i cavi, sono pronto per saldare. Proseguiamo saldando il cavo di potenza ed il condensatore. Quando saldiamo il condensatore ricordiamoci di rispettare la polarità, riconosciamo il negativo da questa striscia. A questo punto rimuoviamo i residui di flussante con alcol e spazzolino. Ora è venuto il momento di sistemare il flight controller, ma prima dobbiamo preparare il cavo di collegamento con gli ESC. Trattandosi di schede di brand diversi, dobbiamo assicurarci che tutti i cavi coincidano tra loro, ovvero terra, alimentazione e cavi motore dell'FC corrispondono esattamente a terra, alimentazione e cavi motore dell'ESC. Guardando gli schemi delle schede notiamo come praticamente tutti i cavi sono già sistemati bene, gli unici che non coincidono sono il cavo telemetria e sensore di corrente in quanto invertiti tra loro. Se voi volete usare questi sensori, con il connettore in questa posizione, invertite tra loro il secondo ed il quarto cavo. Questa operazione va fatta solo su un connettore, non importa quale, tanto sono uguali. Io non uso questi sensori, perciò rimuovo i cavi. Molti mi chiedono il perché di questa scelta, quindi vi spiego il motivo. Per quanto riguarda il sensore di corrente, è un valore che ci aiuta a capire quando la batteria si sta scaricando. Tuttavia preferisco monitorare la tensione ed atterrare quando la carica scende a 3.5 o 3.4 V per cella. Potrei prendere in considerazione il sensore di corrente per un drone da long range, ma per racing o freestyle, a mio parere, la tensione della batteria è sufficiente. Vi ricordo anche che il sensore di corrente va calibrato, altrimenti i dati che ricavate sono inutili. Per quanto riguarda la telemetria degli ESC, questa ci fornisce dei dati come la temperatura e altro, ma a mio parere sono informazioni che non è essenziale conoscere e vanno solo a occupare spazio sull'USD degli occhiali senza portarci una vera utilità. Vi ricordo che il cavo telemetria degli ESC non è quello che invia il bidirectional di shot, quindi potete usufruire tranquillamente degli RPM filter anche rimuovendo il cavo telemetria degli ESC. Una volta rimossi o invertiti i cavi, inseriamo il connettore e posizioniamo gli ESC. Tra le schede ho messo altri 4 mm di distanziatori. Se state usando ESC ed FC diversi da questi, ho realizzato una guida molto completa che vi aiuta a capire come fare i collegamenti tra le schede. Se vi serve vi lascio il link del video in descrizione. Perfetto, il nostro drone inizia a prendere forma. A questo punto è venuto il momento di collegare la videocamera FPV, quindi preparo il connettore. Ho rimosso il cavo blu relativo al lettore di tensione, in quanto questa viene visualizzata direttamente nell'USD di Betaflight.
Come vedete ho già saldato i fili nella scheda. Se state usando una videocamera con connessione seriale come questa, potete fare un collegamento a 5 fili. Se avete una videocamera normale invece basta collegare solo alimentazione, terra e segnale. Per chi non lo sapesse, la connessione seriale serve per cambiare le impostazioni della videocamera, come luminosità, colore e contrasto, direttamente dal radiocomando, senza usare un joystick esterno. Per quanto riguarda l'alimentazione, ho fatto il collegamento con la tensione diretta della batteria. Dato che questa RunCam può essere alimentata con una tensione compresa tra 5 e 36 V, non è un problema. Il fatto poi che ci sia un condensatore nella build la protegge da eventuali picchi di tensione. Se non avete messo il condensatore, evitate di alimentarla con la tensione diretta della batteria, ma piuttosto usate il back a 5 V del flight controller. Per la terra e il segnale usate i rispettivi pad della scheda. Infine, per attivare la connessione seriale della videocamera, ho collegato i rispettivi TX ed RX invertiti tra loro. Ora è venuto il momento di collegare la VTX, saldiamo i cavi in quest'ordine preciso e con gli stessi colori. Il giallo nel primo pad per il segnale, il nero nel terzo pad per la terra, il rosso nel quarto pad per l'alimentazione, il bianco nel quinto pad per la telemetria. Ho già rimosso la TNR board perché è un accessorio che non serve a molto, nella recensione trovate maggiori dettagli del perché di questa scelta. Vi ricordo che la Tramp Nano può essere alimentata solo con 5 V, se diamo la tensione diretta della batteria la bruciamo immediatamente. Per quanto riguarda i collegamenti, seguiamo questo schema. Colleghiamo il video della VTX con il video dell'FC, GND con GND, l'alimentazione della VTX con il pad VIN e la telemetria con il TX4. Come abbiamo già detto, questa VTX va alimentata a 5 V, quindi ponticelliamo il primo e il secondo pad di questa serie per confermare al flight controller di alimentare la VTX a 5 V. Se usate una VTX che può essere alimentata direttamente dall'IPO, ponticellate il secondo e il terzo pad. Dopo aver prestagnato i pad e fatto il ponticello per l'alimentazione, saldo tutti i fili. Perfetto, la VTX è sistemata, per il momento la lasciamo vagante, dopo la fissiamo nella piastrina 30x30. Mi raccomando, non alimentatela senza antenna inserita. Adesso passiamo alla ricevente, iniziamo saldando i cavi e mettendo il termorestringente. Con la ricevente in questa posizione saldo il cavo nero nel GND, il cavo rosso nell'ingresso 5 V, il bianco nel TX ed il giallo nell'RX. Prima di fare i collegamenti, fisso l'antenna al braccetto usando il metodo classico delle due fascette, quindi rimuovo il nastro telato. Faccio passare la ricevente tra questi due cavetti e rimetto il nastro. A questo punto saldiamo i fili della Nano RX seguendo questo schema. La terra con la terra, il 5 V con il 5 V e ora prestiamo attenzione perché dobbiamo collegare RX e TX invertiti tra loro. Quindi collego il TX della ricevente con l'RX del flight controller e l'RX della ricevente con il TX del flight controller. Ora metto la piastra 30x30 e la blocco con i 4 dadi, anche questa volta ho aggiunto 4 mm di distanziatori. Adesso fisso la ricevente e la VTX con il biadesivo e le blocco con la fascetta.
A questo punto non rimane che sistemare il connettore SMA e la videocamera nelle stampe in TPU del frame. Ora è venuto il momento di occuparci della batteria trovando un sistema per fissarla al telaio. Io mi trovo molto bene con il velcro, ma ci sono tanti altri metodi. Ho fatto un tutorial molto completo dove prendo in esame tutti i modi per fissare la batteria al frame. Vi lascio il link in descrizione. Quindi metto il battery strap. Come vedete è già usato perché prima ho voluto testarlo e posso confermarvi che è ottimo. Ultimissima cosa da fare è mettere l'antenna. Perfetto, abbiamo finito, il nostro drone FPV Racing è pronto. Il peso finale è sotto i 300 grammi, non male. Ora che abbiamo finito di assemblare il nostro drone, colleghiamo la batteria per vedere se è tutto a posto. Al primo collegamento verificate sempre che non ci siano corti. Io uso il V-Fly Short Saver, che è la soluzione migliore in assoluto, altrimenti potete usare anche un multimetro o uno smoke stopper classico. Se volete maggiori info su questo strumento, vi lascio la mia recensione insieme agli altri video linkati in descrizione. Perfetto, non è presente nessun cortocircuito. A questo punto non rimane che collegarci su Betaflight per fare tutte le configurazioni, ma questo lo vedremo nella seconda parte. Per oggi quindi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.